tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Avevano una mappa dove colpire in tutto il centro Italia i due borseggiatori bulgari arrestati dai carabinieri di Pesaro. L'agonia del canale Albani, in un cartello tutto il disappunto di un cittadino. Festival del Brodetto, presentate le novità ed i protagonisti dell'edizione 2017. Sabato a Sant'Orso, un triangolare di calcio per ricordare il Marò Filippo Montesi. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia, la cronaca come sempre in primo piano, una brillante operazione dei carabinieri di Pesaro che hanno individuato e poi fatto arrestare due borseggiatori di origine bulgara che da tempo imperversavano in tutto il centro Italia. Vediamo. In auto avevano una mappa dettagliata di tutti i mercati rionali e settimanali di un centinaio di città del centro-nord. In alcuni casi, accanto alle città, era segnato l'importo in euro frutto del borseggio. Gheorgheva Malina, 33 anni, già con precedenti e nota alle forze dell'ordine, a suo carico un arresto a Roma nel 2001 e a Rimini l'anno scorso con una identità diversa, sempre per furto, e Stankev Gheorghi, incensurato, entrambi di nazionalità bulgara, sono stati fermati con l'accusa di riciclaggio dai carabinieri di Borgo Santa Maria, coordinati dal maresciallo Rappa, in collaborazione col comando provinciale dell'arma. Fermo poi, convalidato in arresto dal GIP di Pesaro, che ne ha disposto anche la custodia in carcere. I due agivano sempre in coppia, il borseggio era la loro specialità, ipermercati affollati nell'ora di punta e mercati rionali, luoghi sempre dove c'era molta gente. Lei era una vera mano lesta, sapeva quello che faceva quando operava, capelli raccolti, occhialoni, camicetta, poi per dileguarsi cappelli larghi, capelli sciolti e cambio d'abito, una vera professionista. Il centro nord Italia, il loro bacino operativo, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Pesaro. E proprio a Pesaro, all'Iper Rossini, i due novelli Bonnie e Clyde già nel 2016 avevano messo a segno un colpo ai danni di una 59enne a cui lei sfila il portafogli con 70 euro e bancomat. I due si dileguano, ma dopo aver tentato diverse volte di prelevare si danno alla fuga, ma l'auto sulla quale viaggiano, una potente Audi A5 nera noleggiata con targa bulgara, viene segnalata. Si dice che l'assassino torna sempre sul luogo del delitto e così è stato anche per loro. Al loro ritorno su Pesaro sono stati beccati dal VistaRed, il sistema che legge le targhe e segnala alle centrali di polizia quelle sospette. Così i militari dell'arma si sono messi sulle loro tracce e li hanno beccati sempre all'Iper. Lei che prova ad alleggerire, ignare signore intente allo shopping, lui che l'aspetta in auto. Ma qualcosa questa volta non gira per il verso giusto e all'uscita lei subodora qualcosa ed avverte il compagno in auto che tenta di darsi alla fuga, ma i carabinieri gli sono addosso e lo bloccano. Stessa sorte per lei, i due bulgari vengono così portati in caserma e la loro auto perquisita. Notevole la furtiva ed il contante trovato in ogni angolo nascosto dell'auto. Sull'auto abbiamo recuperato circa 6.000 euro in contanti, 32 oggetti in oro per un totale di 70 grammi, 6 portafogli, vuoti naturalmente, ma il denaro l'avevamo recuperato già in altri posti, e poi altro materiale naturalmente che a questo punto dovremmo, per i quali dovremmo cercare i proprietari. Il lavoro di ricostruzione dei carabinieri di Borgo Santa Maria inizia ora per collegare attraverso i tabulati dei cellulari sequestrati i furti che la coppia ha commesso in mezza Italia. E andiamo a San Lazzaro adesso per dei lavori che sono iniziati questa settimana e che riguardano l'acquedotto. Sentiamo tutti i particolari nelle dichiarazioni dell'assessore Cristian Fanesi.
Siamo in via Storti, nel quartiere di San Lazzaro a Fano, dove sono iniziati i lavori di bonifica della rete dell'acquedotto appunto in questa zona. I lavori sono fatti da ASET in collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Fano e consistono nella sostituzione delle vecchie tubazioni posate 30-40 anni fa con nuove tubazioni in ghisa sferoidale che sicuramente anche in prospettiva hanno la possibilità di evitare perdite magari non localizzabili, e sono quindi lavori importanti anche in un periodo particolare appunto dove il tema della salvaguardia della risorsa idrica è un tema molto importante. Sono fondi che sono stati stanziati nell'ambito di un progetto, di un diciamo quadro complessivo che prevede finanziamenti importanti per appunto la bonifica dell'acquedotto nel territorio del comune di Fano, e hanno già riguardato sia il quartiere Vallato che il quartiere Poderino. E i lavori qui, oltre a questa via, continueranno nella zona intorno allo stadio e nella zona intorno all'ospedale Santa Croce, che appunto sono quartieri che necessitano di queste attività. La viabilità ovviamente è modificata e le modifiche sono ben visibili con della segnalettica temporanea posta appunto a margine del quartiere, del cantiere, e i lavori di ripristino, che inizialmente saranno provvisori e poi saranno definitivi, saranno fatti da ASESPA insieme al Comune di Fano, quindi anche per sistemare, nel caso ci fosse bisogno, alcune strade appunto di questi quartieri. E questa mattina, insieme all'operatore Filippo Pucci, siamo tornati al capezzale di un malato cronico, ormai possiamo dire, il canale Albani. Guardate perché. Canale Albani Fano, da luogo attrattivo per la fauna acquatica presente, autoctona o immessa che sia, meta di bambini, mamme e nonni che, attratti da spettacolari cigni e anatidi nel loro habitat, rendevano il posto una meta quotidiana dove passare del tempo, ora ridotto a deserto dei tartari. In mezzo ci sono le note vicende dovute alla siccità, moria dei pesci prima, canale in secca, acque putrescenti ed infette, moria di decine di anatre e cigni, qualche esemplare trasferito e salvato da morte certa, e polemiche a gogo sui social su anatre sì, anatre no, colpa di chi ce le ha messe, targhe levate, nessuno però ha protestato quando sono state immesse, cittadini che rivogliono l'isola faunistica, autorità che nicchiano, articoli sui giornali, ed è nel Green Power, proprietaria del canale, che per non sapere né leggere né scrivere ci mette su un bel catenone ai cancelli e non se ne parla più. Ma oggi un fatto nuovo: nel mezzo del letto del canale, preda delle erbacce ormai, un cartello dalla scritta molto eloquente. Il cartello c'è scritto solo vergogna. Cosa ne penso? Mi dispiace, perché era una bella... cioè il canale, i cigni, era un'oasi bella anche per i bambini. Adesso è tutto molto triste, non so gli animali che fine abbiano fatto, e questo è, io abito lì di fronte, quindi cioè il canale era una compagnia, adesso è così, spero si risolva presto. Purtroppo è così, è un peccato perché era tanto bello, speriamo che qualcosa migliori. Che ne penso? In effetti è un po' così, io non sono di Fano ma mi piace molto venire, e in genere proprio mi piace la città, questo impatto un po' visivo non è il massimo, però capisco che quest'anno è un anno particolarmente difficile climaticamente, insomma mi sembra che riguarda un po' tutti, dai, speriamo bene. Senz'altro è davanti agli occhi di tutti il degrado di questa situazione qui, e l'unica cosa, speriamo che si daranno da fare chi di competenza, nascondendosi dietro il tanto da fare, ma c'è anche questo da fare, e non è poco, anche perché occupa un'area molto vasta. Bene, e speriamo che con l'acqua torni anche la possibilità di rivedere i tanto amati animali da tutti. E rimaniamo in tema di siccità, però parliamo di siccità che affligge anche il mondo dell'agricoltura, soprattutto, e affronta questo tema l'onorevole Lara Ricciatti, vicepresidente del gruppo Articolo 1 alla Camera. Dopo le segnalazioni dei mesi scorsi, la siccità e gli eventi sismici stanno stremando il settore dell'agricoltura nelle Marche, dichiara
la parlamentare. Chiediamo ancora una volta al ministro Martina di attivarsi con misure urgenti per le Marche. Torna a chiedere quindi l'onorevole un intervento del governo a tutela dell'occupazione e della produzione agricola. Purtroppo, osserva la Ricciatti, che ha presentato una nuova interrogazione parlamentare sulla questione, molti di questi appelli sono rimasti inascoltati e nel frattempo la situazione si sta aggravando, come rileva anche l'indagine del Centro Studi CNA delle Marche. Ed ora parliamo degli eventi, perché dal 7 al 10 settembre a Lido di Fano torna il Festival del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. Tutte le novità. Quella del Festival del Brodetto è una storia lunga 15 anni, da prima sfida amatoriale per cuochi provetti, poi la crescita con la presenza dei grandi chef e l'internazionalizzazione. Una storia che parla di Adriatico, di lupi di mare e di uno dei piatti nazionali della cucina marinara più diffuso in assoluto. Ogni regione, ogni città di mare ha la sua ricetta, il modo di cucinarlo, i pesci che si adoperano e quelli che non possono mancare, ricette della tradizione e versioni rivisitate. Le novità di quest'anno sono il ritorno del pallabrodetto, sospeso l'anno scorso e ripreso quest'anno, in modo che una parte del pubblico possa degustare le ricette proposte nei cooking show e durante le lezioni di cucina di mare. Il rafforzamento della gara internazionale e le presenze internazionali, una dalla Spagna e una dalla Serbia, un'attenzione molto particolare, molto mirata alla valorizzazione della filiera della pesca, dall'attività in mare, la pesca appunto, alla commercializzazione, alla ristorazione che veicola il prodotto della pesca. Tutto il resto della manifestazione è come la si conosce, perfezionata in molti dettagli, quindi aspettiamo tutti al Lido di Fano. Altra grande novità per l'edizione 2017 sono i gemellaggi. La manifestazione, infatti, forte ormai della storia del suo successo, ha messo in piedi molte importanti collaborazioni con realtà italiane e straniere. Il festival quindi diventa una vetrina anche per la città di Fano, dove il brodetto dei pescatori è un fondamento della gastronomia marinara. È un'occasione di valorizzazione turistica del nostro patrimonio, è un'occasione per attrarre tante persone che vengono da fuori. Devo dire che in questi anni il festival non è percepito soltanto Fano e dintorni, ma è percepito a livello nazionale, tanto che vengono anche persone apposta da varie parti d'Italia proprio per questo festival. Bene, ci saremo anche noi di Fano TV al Festival del Brodetto, naturalmente i profumi, gli aromi, i sapori non ve li potremo far sentire, a quello ci dovete pensare voi andandoci di persona. Allora, era il 22 marzo del 1983 quando un marò del battaglione San Marco morì a seguito di un agguato durante una perlustrazione. Era un fanese, si chiamava Filippo Montesi, c'è un campo sportivo a Sant'Orso intestato a suo nome, ma sabato 2 ci sarà un primo triangolare di calcio proprio per onorare la sua memoria. Prima edizione di un torneo, di un memorial, proprio per ricordare una persona che in questo campo ha giocato. Sì, esatto. Sabato abbiamo il primo memorial, voluto fortemente da questa società sportiva, perché è una persona che alla fine ha dato la sua vita per l'Italia, per la città, e oltre avere il campo intitolato noi volevamo qualcosa in più, e quindi abbiamo fatto questo triangolare, questo primo memorial, ed è un triangolare proprio perché ci sono tre società dove lui è collegato, nel senso che Sant'Orso, lui abitava a Sant'Orso, ha giocato sin da ragazzo nel centro sportivo e ad ora la sua salma si trova nel cimitero di San Costanzo. E quindi questo triangolare qua che inizierà sabato, questo sabato qua,
alle 16:15 inizieremo, ci sarà il Sant'Orso, il Centro Sportivo e San Costanzo. I giocatori e le società come hanno recepito questo messaggio, questo invito a partecipare? Ah, subito, tutti molto euforici, molto contenti, anche perché Filippo Montesi si conosceva, è stato l'unico italiano morto in Libano, quindi anche la storia parla di questa vicenda e quindi è una cosa conosciuta. Bene, con quest'ultima notizia siamo arrivati in fondo all'informazione per questa sera, non mi rimane che salutarvi, non prima però di avervi ricordato che cosa ci sarà dopo di noi, dopo il telegiornale, un ennesimo appuntamento con Vox e poi in cucina con lo chef e un po' di risate insieme ai comici del San Costanzo Show, il Pesce Azzurro Show. Bene. Questo è tutto, arrivederci, buonasera e l'informazione tornerà domani sera alle 20:30 puntualmente. Arrivederci.